ci sono alcune pagine che sono entrate nell'immaginario, nel cuore di ogni uomo, anzi possiamo dire che albergano da sempre nel cuore di ogni uomo. Un esempio. Questa composizione la conoscono tutti. Tutti la conoscono, la riconoscono. Pochi magari sanno che è di Beethoven. Molti magari sanno di Beethoven, ma pochi sanno che è una sinfonia. Pochi sanno qual è la sinfonia di Beethoven, in questo caso la quinta, l'inizio della quinta sinfonia. Ma sta di fatto che questo incipit, questo inizio, questo motto è talmente geniale che tutti lo riconoscono. E veramente anche le persone più lontane dal mondo musicale di Beethoven non possono che dire: ah sì, questa musica mi sembra di conoscerla. Ecco, questo vuol dire essere geniali, riuscire a tirare fuori qualcosa che in realtà alberga nel cuore di tutti, già in un certo senso prima che la musica stessa esistesse, in modo tale che quando viene presentata tutti la riconoscono. Ecco, ci sono alcuni brani di Beethoven che sono così. Un'altra pagina famosissima di Beethoven è questa. Elisa è una di quelle pagine che entra veramente nell'immaginario soprattutto di chi suona il pianoforte. Qualunque persona, giovane o meno giovane, che si avvicina alla musica per pianoforte, tra i primi pezzi che vuole imparare a suonare per Elisa. Ora, è una delle pagine più enigmatiche della storia della musica e il fatto che sia legata alla figura di Beethoven rende ancora più enigmatica. Intanto dobbiamo chiederci chi era questa Elisa, perché non abbiamo conoscenze, testimonianze della vita di Beethoven che ci dicono che lui abbia frequentato una qualche Elisa con la quale abbia potuto condividere una pagina di questo tipo. Poi un altro aspetto importante: questa pagina non è mai stata pubblicata e chi l'ha presentata al pubblico nel 1800, nella seconda metà dell'Ottocento, Beethoven era già morto da 50 anni, non ha mai esibito il manoscritto. Quindi, da dove è stata tirata fuori? Dov'è il manoscritto di questa composizione? Dove sono le note di Beethoven che ci dicono che ha fissato questa composizione? Sì, certo, poi nella ricerca sono stati trovati dei frammenti di pagine che vedono degli appunti in cui ci sono dentro le note di Per Elisa. Ma purtroppo non sono una composizione compiuta, quindi sembrerebbe frutto quasi di un pastiche, e la composizione stessa di Per Elisa ci fa capire che i caratteri dei vari momenti di questa composizione sembrano tratti quasi da composizioni diverse tra di loro. A questo aggiungiamo un ultimo particolare: il colore e l'indicazione che Beethoven dà a questa pagina, poco noto, questa è l'indicazione, è una formula che Beethoven non ha mai usato in vita sua. Ha usato espressioni come andante, allegro, notazioni in tedesco, ma l'espressione poco moto non l'ha mai utilizzata. Quindi siamo in presenza di una pagina veramente enigmatica che chissà perché, però per vari motivi, è diventata tra le pagine più amate del repertorio della musica pianistica.